Dunque, disegniamo il circuito equivalente. L'LM è l'induttanza di magnetizzazione. Questa è la parte dell'accoppiamento trasformatore. Questo a che cosa mi serve? Mi serve a rappresentare il flusso che è, diciamo, il flusso che è completamente concatenato, quindi il flusso mutuo tra l'avvolgimento di statore e quello di rotore. Questo è il rotore che è chiuso sulla propria impedenza, quindi chiuso in corto. Questa è la corrente IR, l'avevamo già rappresentata. Quindi quello che devo tenere presente è che qua avrò la frequenza dominante è la omega. Quello che avviene qua nello statore avviene una frequenza diversa che è la frequenza di slittamento dal punto di vista elettrico. Va bene. Allora, se questo è NS, numero di spire di qua, e questo è NR, io ho da tenere presente che questo trasformatore ha un rapporto spire, chiamiamolo A, che è NR diviso NS, considero il secondario quello del rotore, il primario quello dello statore. Quindi il rapporto che c'è tra la ER e la EAG è quindi legato dal rapporto spire, ma non solo. In pratica io avrei questa relazione, quella classica che abbiamo in un trasformatore, in cui la tensione indotta sul secondario è proporzionale alla tensione del primario per il rapporto spire. Ok, avrei questa se effettivamente la frequenza tipica la frequenza caratteristica delle tensioni correnti fosse la stessa. In questo caso è una cosa leggermente diversa perché qui ho anche da aggiungere il rapporto omega SL diviso omega. Questo è una cosa che abbiamo già scritto precedentemente perché se guardate faccio un salto indietro e con R era NR per omega SL per phi AG per il coseno, mentre invece EAG, se guardate l'espressione di prima, era EAG era, beh, lo vedete qua, NS per omega G per omega per coseno. Quindi NR su NS fa A e poi ho il rapporto tra le due omega. Quindi ho preso le due espressioni e le ho riportate insieme. Va bene, quindi conosco la relazione che c'è tra questa tensione e quest'altra tensione. Poi conosco quest'altra cosa, conosco il fatto che E con R è uguale a I con R per RR più J omega SL per LR, questo l'ho scritto prima, se volete mettiamoci tutti i puntini defasori per essere sicuri dell'espressione. E inoltre io conosco, so anche quest'altra cosa, che vedete, un trasformatore in pratica nella parte trasformatore le due correnti nel primario e nel secondario causano un campo magnetico complessivo che si cancella, per cui qui c'è questa relazione, inversa tra I con R e IR primo, ed è una cosa che si legge in questo modo: I con R primo è uguale ad A per I con R. Quindi qui passa una corrente che è legata da una relazione inversa a quella di secondario, una relazione inversa rispetto alla tensione. Quindi stavolta è la corrente nel primario che è uguale al rapporto spire per la corrente nel secondario. Perché mi fa comodo scrivere in questo modo? Perché a questo punto posso trasformare questa relazione in una relazione tra EAG e IR primo. Come faccio? Beh, semplicemente, qui di nuovo se faccio in termini fasori vale la cosa in questo modo: al posto di ER metto l'espressione in funzione di AG, quindi qui ho E
AG per A per omega SL diviso omega uguale, qui posso scrivere IR, usato per discendere, mettiamo un maiuscolo, IR primo diviso A per RR più J omega SL per RR. D'accordo, quindi non voglio girare pagina, lo scrivo direttamente al lato. Adesso metto in evidenza EAG, cioè scrivo EAG in funzione di R'. Quindi EAG uguale a IR'. Qui mi viene un 1 su A quadro per RR per omega diviso omega SL più, qui viene un J omega LR diviso A quadro. Questa espressione, sto coprendo perché vedo che una copra. Questa espressione è praticamente l'espressione che ho tra EAG e IR' che tiene conto di quello che succede nel secondario. È la classica espressione che si usa in trasformatore per scrivere l'equivalente circuitale a primario di quello che c'è sul secondario. Qui perché ve l'ho fatta la derivazione in dettaglio? Perché qui c'è una piccola variazione, che è questo termine qui, omega diviso omega SL, che è dovuto al fatto che la frequenza è diversa a primaria e a secondaria. Quindi questa componente qua è quella che si chiama RR', cioè la resistenza del secondario riportata a primario. Questa qua invece, no, ho sbagliato, non questa qui invece, LR diviso A', è la LR', cioè l'induttanza del secondario riportata a primario. Quindi l'unica differenza è questo rapporto omega su omega SL. Quindi adesso disegniamo il circuito equivalente, tutto riportato sul primario. Allora, qua VS, qua ho le solite impedenze di perdita, qui c'è l'induttanza di magnetizzazione e questo è AG. Qui che cosa devo mettere? Devo mettere la resistenza, ecco, la resistenza per comodità la divido in due, la divido in una componente RR' e in una componente serie che è omega diviso omega SL-1. La somma fa quello di prima e poi ho la LR'. Allora, perché la rappresento in questo modo? Perché qui mi permette di evidenziare questo aspetto. Vedete, questa omega diviso omega SL è per maggiore di 1 per definizione, no? Perché comunque, diciamo, il rotore ruota nella stessa direzione del campo, però tipicamente con velocità più piccola. Quindi questa quantità è maggiore di 1. Se il rotore fosse fermo, avrei omega SL uguale omega. Questa componente sparirebbe, d'accordo? Quindi che cosa avrei? Avrei praticamente un campo magnetico rotante che si concatena con l'avvolgimento del rotore e la potenza trasferita all'avvolgimento del rotore va tutta dissipata andrebbe tutta dissipata nella resistenza di perdita dell'avvolgimento, d'accordo? Quindi questa resistenza qua mi tiene conto della perdita nel rotore. La perdita per effetto Joule nel motore. Questo altro contributo di resistenza è tutto in realtà dovuto alla
spostamento alla rotazione del rotore, e questa quindi è una potenza che viene in realtà trasformata fisicamente in potenza meccanica del rotore. D'accordo? Perché la parte che va sull'effetto Joule è solo quello nella resistenza R', che quella è la resistenza serie che poi viene portata a prima. L'altro contributo appare soltanto perché c'è questo effetto di trascinamento. Quindi è potenza che dal primario vedo come potenza che va via, ma nella realtà se mi mettessi sul secondario non la vedrei sparire quella potenza, perché è una potenza che viene trasferita in potenza meccanica. Ok? Quindi se volete, per fare un analogo elettromagnetico, è equivalente all'impedenza di antenna che avete, no? Quando l'impedenza, lo vedete, dal circuito del primario sparisce, ma in realtà viene trasferita nel campo elettromagnetico. Quindi la potenza dissipata qua è potenza meccanica, potenza che viene trasferita in potenza meccanica. Quindi questa parte di potenza qui è quella che si chiama PAG, in italiano è la potenza nel traferro. Quindi è la potenza che dall'avvolgimento di statore esce, viene trasferita al rotore, parte di questa va dissipata per effetto Joule, parte invece viene trasformata in potenza meccanica. Quindi dobbiamo tenere presenti tutte quelle componenti. Quindi, in pratica, se mi metto dal punto di vista del generatore che alimenta lo statore, io vedrò che c'è una parte di potenza che si perde e si dissipa per effetto Joule nell'avvolgimento di statore, parte che viene trasferita al rotore, e di quella che viene trasferita al rotore, parte viene trasformata in potenza meccanica, parte si dissipa nell'avvolgimento di rotore. Quindi questi sono i contributi di potenza e dove vanno a finire. Allora, guardiamo un attimo le cose dal punto di vista delle fasi. Se io ho la corrente IM con questa fase, la FIAG. Ora disegno delle frecce soltanto per guardare le relazioni di fasi, no? Il flusso è sincrono, diciamo, il flusso nel traferro è sincrono con la corrente di magnetizzazione. Poi ho detto che ho l'EAG che è in anticipo di 90 gradi, perché devo fare la derivata di FIAG. L'E con R' è sincrono, e in questo caso è esattamente tra gli stessi due nodi, e poi ovviamente ho la corrente IR' che, essendo il carico induttivo, sarà ritardata rispetto a R' di una certa quantità. Diciamo, questa è l'IR' e questo qui è l'angolo θ di ritardo. L'angolo θ sarà uguale all'arco tangente. Dipende dall'impedenza che si vede, quindi sarà l'arco tangente di J omega SL per LR diviso RR. No, J lo devo togliere. È praticamente l'angolo dell'impedenza del secondario. L'angolo posso calcolare sul secondario oppure sul secondario di portata primaria, deve essere esattamente la stessa cosa. Allora, quindi vediamo di fare un po' di conti. Potenza nel traferro, scriviamo l'espressione potenza nel traferro, cosa deve essere? Deve essere EAG per IR', per l'angolo tra i due, che è questo qua, che è quindi coseno di π mezzi meno θ. Va bene? Quindi questo è EAG IR' per seno di no, scusa, non ho sbagliato io, è coseno di teta, non coseno, perché è l'angolo tra EAG e IR' è teta. Ho sbagliato, coseno di teta, perché allora qui ci va coseno di teta, è d'accordo. Va bene. D'accordo. La potenza meccanica, invece, lo vedo abbastanza bene, a che cosa è uguale? Beh, la potenza Professore, ma sì. R' dove sta? È questo qua.
Perché lo è la. Sì, ma è lo stesso, perché quando è questo qui, è questo qui. Quando questo lo porto a primario, è esattamente tra questi due nodi, tra cui sta lei AG. Quindi è lo stesso. Per questo l'ho sostituito. Qui vabbè, ho indicato due frecce, ma non. Queste le R, diciamo, ecco, non le prime. Poi quando le porto a primario diventa uguale a G. Allora, va bene. La potenza meccanica, per vedere la potenza meccanica, che è quella che viene dissipata dentro la resistenza R', devo semplicemente fare P a G per il rapporto che c'è tra questa impedenza e quella totale. Quindi per R', per omega diviso omega SL meno 1, diviso la somma, che è R' per omega diviso omega SL. Questa roba qui fa P a G. R' se ne vanno. Se faccio il minimo cone multiplo va via anche omega SL, qui mi rimane omega meno omega SL diviso omega, cioè P a G è uguale a omega del rotore diviso omega. Quindi la potenza meccanica è inferiore a quella del traferro di una quantità pari a di quanto si riduce la velocità del rotore rispetto a quella del campo elettrico di statore. D'accordo? Quindi questi termini ce li abbiamo tutti. Nella pratica, quello che si vede è che nell'uso pratico omega SL è molto più piccolo di omega, quindi il rendimento la potenza meccanica è quasi uguale alla potenza di traferro e teta è praticamente zero. Vicino a zero, perché con una omega piccola, insomma, l'argomento questo l'argomento dell'arcotangente fa quasi zero e quindi teta fa zero. Per cui questo termine coseno di teta si può nell'uso pratico, diciamo a regime, trascurare. Chiaramente quando lo slittamento è grande, tipo all'avvio, non è teta uguale a zero, ma insomma a regime omega SL è molto, molto vicino a un 1% di omega, quindi insomma, di fatto è trascurabile. Va bene, allora cerchiamo di riepilogare le quantità principali. Allora, abbiamo questo. Allora, rimettiamo tutto insieme. Allora, abbiamo detto che EAG è. Vediamo le proporzionalità principali. EAG è omega per phi AG. È proporzionale a omega per phi AG. Questo mi serve perché omega sarà una variabile di controllo, no? La frequenza dell'onda sinusoidale la potrò variare con un inverter in modo da far variare questa quantità. L'altra cosa che mi interessa è la potenza nel traferro, che è, quindi, torno un attimo indietro, ho scritto questa cosa qua. Ah, IR' l'ho scritto qua. Voglio recuperare un po' le formule che ho scritto. IR' l'ho scritto qua. IR è questo. Ed è ER, ecco qua. Allora, ER è questo. ER è EAG per omega SL diviso omega. Quindi ER è EAG per omega SL diviso omega, abbiamo detto per A, anche per A abbiamo detto, va bene? A è una costante, qui non è variabile, vediamo la quantità, la proporzionalità principale qual è? È proporzionale alla frequenza di slittamento per phi AG. Ok? E quindi anche IR, che è uguale a R diviso l'impedenza, se l'induttanza è trascurabile, di nuovo mi verrà proporzionale a omega SL per phi AG. D'accordo? Questo mi serve e questo mi serve. Voglio vedere le proporzionalità, le diciamo, dipendenze funzionali, scriviamo.
Quindi non mi importano adesso le quantità costanti, mi importano soltanto le quantità su cui posso agire dal controllo. E AG era, PAG era EAG per IR, quindi viene proporzionale a omega per omega SL per phi AG al quadrato. Ok, allora torniamo un attimo indietro. Questa, guardate, questa la coppia mi manca. Allora, P e M ho detto che è uguale a PAG diviso omega per omega R, l'avevo appena calcolato, d'accordo? Quindi in questo caso viene proporzionale a omega R per omega SL per phi AG al quadrato. Va bene? La coppia è P e M diviso la velocità del rotore, no? E quindi viene proporzionale a omega SL per phi AG al quadrato. Questo è un altro risultato che volevo ottenere. Vedete, in pratica la coppia dipende dal campo magnetico generato dallo statore al quadrato per la velocità angolare di slittamento. Questo ve lo potete aspettare. Se lo slittamento è nullo, a questo punto non c'è forza elettromotrice indotta sull'avvolgimento del rotore, come abbiamo detto prima, non c'è neanche coppia sul rotore. La coppia è causata dallo slittamento. Se c'è un po' di slittamento, c'è una tensione indotta sull'avvolgimento del rotore e quindi c'è in quel momento un trasferimento di potenza, per cui abbiamo una coppia. D'accordo? Allora, e questo ci dice come si fa il controllo. Mettiamo la coppia in funzione di omega R. Allora, come è fatta? Chiaramente io, se lo faccio in funzione di omega R, devo fissare qual è omega. Immaginiamo che questo sia omega, certo valore omega 1. Questa quantità è lo slittamento e la coppia è proporzionale allo slittamento. Quindi quando omega, la frequenza di rotazione del campo di statore è maggiore della frequenza del rotore, è una coppia positiva. Se fosse vero il contrario, avrei una coppia negativa, quindi un effetto frenante. La pendenza di questa curva è proporzionale a φ ag al quadrato. In realtà, in questo caso, ovviamente col segno meno per come l'ho rappresentato. Insomma, d'accordo? Se io cambio omega 1, metto qui per esempio in omega 2, chiaramente la coppia sarà fatta così. Se cambio, mi metto un altro valore, la coppia è fatta così e così via. Quindi se cambio gli omega e mantengo costante, diciamo, a phi ag costante, queste curve mi vengono la dipendenza di Tm da omega r mi viene fatta in questo modo, cioè vengono delle rette parallele con pendenza proporzionale al quadrato di φ ag. Questa proprietà si usa nel pilotaggio a coppia costante. Chiaramente questo in realtà vale per slittamenti piccolini, perché questo ve lo scrivo un attimo, ok? Vale per slittamenti. Diciamo così, per omega SL molto minore di omega R, va bene? Perché? Perché in pratica per derivare questa espressione ho dovuto fare l'ipotesi che θ fosse nullo, e θ è nullo se omega SL è piccolo, d'accordo? Quindi vale soltanto per scostamenti piccoli. Allora, com'è che procedo? Se ho una coppia del carico, immaginate che sia questa la coppia del carico, TL, allora io posso variare la velocità del motore semplicemente variando omega 1.
Quindi mantengo il flusso nello statore costante, che vuol dire che l'ampiezza della corrente è costante, cambio la velocità, omega, cioè cambio soltanto la frequenza delle correnti di alimentazione nello statore. Ok? E mi sposto in pratica lungo questo percorso. Quindi posso accelerare, ridurre, e l'accelerazione e il rallentamento lo faccio cambiando la frequenza. Quindi per fare questo ovviamente ho bisogno di un inverter. Questo, giusto per la prima piccola parentesi, il brevetto originale del motore a induzione è di Tesla, fine 800. Okay? C'è un brevetto dell'anno dopo di Galileo Ferraris a Torino, è un brevetto italiano, ma insomma come studi indipendenti dei due, diciamo, perché ci sono documenti che fanno risalire le prime idee all'inizio. Quindi è una macchina molto vecchia. Okay? Il tipo di pilotaggio che vi sto raccontando adesso, con inverter variando la frequenza, ovviamente è un tipo di pilotaggio invece moderno. Okay? Tipicamente ai tempi di Tesla, diciamo, l'idea era quella di alimentare a frequenza costante, semplicemente quindi partendo da uno slittamento molto elevato all'inizio, per poi far lavorare il motore, diciamo, con omega fisso, che è l'omega dettato dalla rete. Okay. Adesso in realtà si gioca in modo diverso, si fa variare la frequenza. Notate che nel pilotaggio a coppia costante omega SL è costante, perché omega SL, vedete, se vi spostate di frequenza, siccome le pendenze di queste rette sono tutte uguali, queste vengono costanti. Peraltro invece VS, che è all'incirca EAG, no? Se potete trascurare la caduta di tensione sulle impedenze di perdita, è uguale a omega per phi AG. Quindi questo VS è proporzionale a omega, che è circa omega R. Quindi vedete, avete bisogno di alimentare a corrente di ampiezza costante, ma quando aumenta la frequenza, quindi dovete aumentare la tensione proporzionalmente. D'accordo? Ok, allo spunto, come si fa? In realtà tenete presente che se vado a fare il grafico completo è fatto così, grafico di T in funzione di omega R. Okay, perché? Perché quell'espressione lineare che abbiamo visto noi è valida soltanto per piccoli scostamenti, no? Questo è per piccoli omega SL. Quando invece omega SL è grande, allora teta è diverso da zero e quindi l'espressione è un po' più complicata. Abbiamo un andamento più o meno fatto così. D'accordo? Analogamente la corrente anche IR è uguale a IR diviso RR, ok? Chiaramente è proporzionale a omega SL, perché IR è proporzionale a omega SL, quindi anche questo in principio fa così per omega SL piccoli, però poi in pratica, ecco, l'andamento è di questo tipo. Di nuovo, questo vale per omega SL grandi, teta non è nullo, quindi non posso trascurare la parte induttiva. No, vedete, io qui avrei un termine più J omega SL per LR, no? Quando omega SL è piccolo questo lo posso trascurare e ho quella dipendenza lineare. Quando omega SL diventa grande il denominatore cresce, quindi qui non sale più linearmente, ma a un certo punto satura. Allora, perché vi faccio vedere questo grafico? Per farvi vedere un pochino com'è lo spunto, cioè la partenza del motore. In partenza, chiaramente omega R è 0, lo slittamento è massimo, e quindi avrei una coppia finita e avrei una corrente molto elevata.
nel rotore. Questo in generale può causare una dissipazione eccessiva nel rotore. Quindi quello che viene fatto all'innesco, allo spunto, omega viene praticamente portata a un valore molto basso. E quindi immaginate, allo spunto si fa partire con un omega piccolo, tipo l'1, 2, 3% del valore che si vuole al regime, in modo da portare questa curva, da far traslare questa curva verso sinistra, e poi man mano che accelera il motore si aumenta anche l'omega per trascinare la velocità alla velocità che si vuole. D'accordo? Allora, si può superare anche, vediamo un po' questo, faccio un grafico dove c'è la coppia in funzione di omega R e vi sincronizzo anche un po' di altre quantità in funzione di omega R e lo slittamento. Vediamo un po' di riassumere alcune cose e di vederne altre. Allora, mettiamo qua lo slittamento e qui altre quantità. Allora, rivediamo un secondo il funzionamento a coppia costante. Allora, nel funzionamento a coppia costante le curve sono fatte così, cambiando l'omega, ok, omega 1, omega 2, omega 3, aumentando omega si trasla la caratteristica verso destra. Si può lavorare a una coppia che tipicamente ha valore massimo determinato dal valore di targa. Quindi io posso lavorare qua a coppia costante. La tensione VS, se la vado a rappresentare, all'incirca è fatta così. Vi ricordate, è proporzionale a omega. Omega è quasi omega R, no? Lo slittamento è fisso, quindi c'è una variazione minima. Omega SL, che è lo slittamento in questa zona, è fisso, è costante. D'accordo? Questa è la situazione. IR è costante, perché se lo slittamento è costante, la tensione indotta sugli avvolgimenti del rotore è costante. E quando faccio IR diviso IR, ho una IR costante. Quindi anche qui fatemi segnare la IR costante. Ok, quindi questo è il funzionamento a coppia costante. Allora, sopra, io qui, quando è che mi fermo con questo funzionamento? Tipicamente mi fermo quando VS raggiunge il valore cosiddetto di targa. Questo è il valore VS massimo. Sopra questo valore, per qualche motivo, posso, diciamo, tipicamente dei punti, posso avere un danneggiamento localizzato nell'avvolgimento di statore, quindi a un certo punto non posso più aumentare VS. Cosa faccio? Comincio a mantenere VS costante, posso ancora aumentare la frequenza e posso funzionare a potenza costante. Questa è una cosa simile a quella che abbiamo già visto nel caso del motore in continua. Cosa succede a potenza a VS costante? Beh, vi ricordate, VS, aspettate, dove lo posso scrivere? Beh, qui scrivo VS era uguale a, era proporzionale, guardiamo solo le proporzionalità, a omega per phi a g. Quindi qui vuol dire che il flusso lo faccio andare, VS costante vuol dire phi a g inversamente proporzionale a omega. Va bene? Allora, questo che cosa vuol dire in pratica? Che le pendenze non son più costanti, perché se phi a g lo faccio scendere con omega, vuol dire che la curva qua a potenza costante mi cominciano ad avere, all'aumentare di omega, una pendenza sempre più bassa. Ok?
Ricordate, questa pendenza era proporzionale a φg al quadrato. A un certo punto, se φg scende, questa pendenza cala. T era proporzionale a φSL per φag. D'accordo? Quindi se φg cala, per φg al quadrato. Se φg va giù con omega quadro in questa zona, allora diventa proporzionale a omega SL diviso omega quadro. Quindi io qui ho una una riduzione di T. Quant'è questa riduzione? E qui devo tenere presente un altro effetto, che in pratica dunque, vediamo un po' quella R è uguale a phi SL diviso a omega SL diviso omega per A per EAG. Questa EAG è la V e la VS, d'accordo? Quindi all'incirca questa è costante in questo regime. T è proporzionale a omega SL diviso omega quadro, d'accordo? Quindi ho lo slittamento diviso omega quadro. Queste pendenze mi sono calate perché le pendenze sono proporzionali a φ a g al quadrato, che vuol dire che in questo caso vuol dire proporzionali a 1 su omega al quadrato. A questo punto io voglio lavorare a potenza costante, quindi all'aumentare della velocità angolare riduco la coppia applicata. Riduco la coppia, come dire, del carico che voglio contrastare. Per cui mi sposto su una curva che è inversamente proporzionale a 1 su omega, okay? Che è circa uguale a 1 su omega r, perché comunque sono in una condizione in cui lo slittamento è piccolo. Vedete? Per cui se mi metto in una situazione in cui T è circa proporzionale a 1 su omega, vuol dire che il rapporto omega SL su omega è costante. Omega SL su omega è costante. Che vuol dire che qua omega cresce in modo proporzionale, omega SL cresce in modo proporzionale a omega. Tenete presente che omega e omega R sono comunque piccoli. Se omega su omega SL è costante e R è costante, anche IR, che è uguale a IR su RR, è praticamente costante. Quindi mi muovo in questo modo su IR, in questo modo su VS. Qui inizia a essere proporzionale a omega, d'accordo? Quindi perché questa cosa funzioni ho bisogno di avere un carico a cui a un certo punto posso offrire una coppia che decresce linearmente con la velocità angolare. D'accordo. Allora, dal punto di vista del controllo come faccio questa operazione, no? Vedete, io di che cosa ho bisogno? Ho bisogno di poter variare l'ampiezza della tensione, la frequenza e di mantenere in questo caso la corrente costante. IM è proporzionale a φg, quindi in questo caso la IM deve essere costante e poi da un certo punto in poi deve calare come 1 su omega. Allora, com'è l'operazione che devo fare? Beh, io tipicamente faccio così: parto da una corrente alternata, la devo raddrizzare prima e ottenere una continua. Tipicamente la devo filtrare e poi ho bisogno di un inverter in cascata. Tipicamente un inverter trifase, per alimentare i tre avvolgimenti dello statore con una ampiezza, diciamo IA, IB e IC nota,
è una frequenza variabile. Quindi qui devo poter prima tenere un'ampiezza costante e poi variarla in modo inversamente proporzionale a omega, e poi devo poter variare omega in base alla velocità del motore. Quindi questa parte qui come viene realizzata tipicamente? Ma questa viene realizzata in modo abbastanza semplice, nel senso che ora posso immaginare di partire da una trifase in questo modo: prima ottenere una continua con raddrizzatore a diodi, quindi faccio un raddrizzatore tripla semionda in pratica, e poi uno, due e tre, qui ho la continua, questa è la parte del raddrizzatore. Qui ho un trifase. Qui ho la continua, uso un filtro con un condensatore in modo da ridurre un po' il ripple, e poi mi metto con un inverter trifase, quindi ho bisogno di avere una prima uscita qua, una seconda uscita più avanti. E una terza uscita. Quindi queste saranno la A, B e C, i tre avvolgimenti. Vedete, in pratica, dal punto di vista della tensione, per ciascun avvolgimento io ho una modulazione PWM, con chiaramente dovrò avere una frequenza di switching molto elevata rispetto alla frequenza dell'onda sinusoidale che posso ottenere. Scegliendo le sequenze di inversione, posso fare in modo che la fondamentale sia alla frequenza che voglio e con l'ampiezza che voglio. Bene. Come scegliamo questo pilotaggio? Ripeto, questo è un controllo PWM di ciascuna fase. Tipicamente il controllo viene fatto in questo modo, un controllo di servomotore. Quindi voglio controllare con precisione la velocità. Che cosa devo fare? E questa è la velocità che imposto sul rotore. Questa qua sarà la velocità attuale sul motore che viene da un sensore. Poi ho qua un controllore tipicamente proporzionale integrativo. Come al solito, per la parte integrativa mi serve a ridurre l'offset. Questo mi dà la coppia, no? Io ho l'errore, chiaramente se l'errore è positivo, quindi la velocità è inferiore a quella che desidero, bisognerà che incrementi la coppia in modo da accelerare il motore. Ecco, a questo punto io devo generare, a partire dall'informazione sulla coppia, le correnti che mi servono nei tre avvolgimenti di statore. Quindi io qui dovrò uscire con la IA desiderata, la IB desiderata e la IC desiderata. Quindi qui ho bisogno di un modello del motore. Perché che cosa so? Devo conoscere a che velocità va il rotore per sapere se sono in modalità di potenza costante o in modalità di coppia costante. Devo
decidere quant'è la omega che desidero sulla base dell'omega r e devo decidere qual è l'ampiezza della corrente sulla base della coppia che voglio. Se voglio aumentare la coppia, devo aumentare la IA. In pratica avrò, per esempio, per la IA che la T sarà proporzionale alla IA, perché la IA è proporzionale al campo. Guardate questa espressione che ho scritto prima. No, questa, la IA è proporzionale a questo φg. Quindi qui avrò la cosa al quadrato per omega SL, che quindi è omega meno omega R. Quindi sulla base dell'omega R che ottengo, della T che viene imposta, devo decidere la IA e la omega. Qui genero queste correnti e poi che cosa faccio? Faccio il controllo in corrente. In questo modo metto praticamente per A il, come inverter, e qui ho le tre correnti. Che vanno al motore. Qui avrò un tachimetro, il tachimetro mi regge la velocità, poi questo è l'avvolgimento IA dello statore, devo leggere la corrente, andarla portare a un sottrattore con la corrente impostata. E qui poi uso quel tipo di controllo della corrente che abbiamo già visto, per esempio banda di tolleranza a frequenza fissa. Questo tipo di controllo abbiamo già guardato insieme. In modo da essere sicuro che l'andamento della corrente e l'avvolgimento di statore sia identico a quello desiderato. Questo abbiamo già visto, se ricordate, sia nel motore in continua sia nel motore sincrono. Questo chiaramente va ripetuto per tutti e tre gli avvolgimenti. Quindi avrò per la EB una cosa analoga. E per la C di nuovo una cosa analoga. Chiaramente ciascuna di queste uscite controlla i due switch di una gamba dell'inverter. Qui è interessante, ho bisogno effettivamente di un modello di motore, perché questo deve conoscere le costanti di tempo, devo conoscere i dati di targa in modo da decidere se vado a potenza costante o a coppia costante. Come vedete, la parte di controllo diventa anche in questo caso abbastanza complicata. Tenete presente di nuovo che tutta questa roba viene fatta in un microcontrollore. Questo di fatto è uno schema a blocchi di un pezzo di codice. L'unica cosa che sta fuori del microcontrollore è l'inverter vero e proprio. Quindi noi usciamo dal microcontrollore, con dei driver per pilotare i switch dell'inverter. Tipicamente ci può volere un driver esterno se c'è bisogno di un aggiustamento di potenza. Poi qui ho l'inverter che è quello che ho disegnato prima, l'inverter di base che ho disegnato prima. Io dal microcontrollore esco con le tensioni di gate che controllano questi sei switch. E poi di altra elettronica, quello che c'è è il sensore di corrente per ciascuno dei tre rami. Il convertitore analogico digitale per portare queste informazioni dentro il microcontrollore e poi il tachimetro è un convertitore AD, cioè qui ho una batteria di convertitori AD per convertire questi dati in formato digitale che può essere gestito dal microcontrollore. Quindi come in pratica abbiamo detto tante volte, l'inverter è costituito dai sei switch, poi la parte importante sono solo i dispositivi e poi c'è la parte della logica dentro il microcontrollore.
Ok. Ci fermiamo qui.